Undicesima puntata di Oltre la Rete, la prima del 2019, un augurio, un buon anno a tutti. Noi apriamo la stragrande perché abbiamo ospiti Auri Cruz e Andrea Pistola della Bosca San Bernardo Cuneo. Buonasera, in un bel momento ne parliamo. Buonasera. Buonasera a voi. Tutto bene, state bene? Tranquilli? Rilassati? Dietro di me, guardate un po', c'è ovviamente chi ci sarà praticamente sempre, perché lo vogliamo per tutta la stagione, Valentina Diuff, ciao, con un nuovo taglio, che bello, un po'... Ciao, buon anno! Stai bene? Tutto a posto? Sì, alla grande! Alla grande, alla grande! E poi Andrea Lucchetta. Ciao, Mauri! Ti volevo presentare tua sorella, però, perché vedi... Guarda, infatti, volevo pregare, se fa così... Questo è il taglio del capitano, ovviamente è stato creato per questo. Vale, salutami... Si può fare la doppia inquadratura? Salutami così! Questa cosa. Guarda un po'... Madonna. Guarda un po', è una bella... Eccoli qua! Sembra un aiaccio... Ma il mio sarà otta, vedi... Ma infatti sembra una fiamma oppure un aiaccio steso da una ponentata da un maestrale. Vabbè, l'unico problema, l'unico, hai visto? La differenza vera poi è l'età, no? Perché lui è nonno Lucchetta, tu sei una ragazzina. No, non ancora nonno. Cioè, sono cioè, della mia stessa età, quindi saremo al limite. Ho i figli che studiano per adesso. Figli che studiano. Allora, vabbè, entriamo subito nel vivo di questa giornata. Avete visto nelle immagini montate da Salvio Saltamirenda la grande vittoria di Trento contro Perugia, una Trento che va in testa alla classifica di Superlega. Allora andiamo a vedere i risultati e la classifica di questa giornata. Eccoli qua, stanno arrivando. Arrivano? Vediamo un po', eccoli qui. Allora, Trento batte la Sirsia, Fedicona Perugia 3-0, Civitanova vince l'altra gara trasmessa sullo Sport 3-2 con la Calcedonia Verona, Latina perde in casa contro la Revive Axo Power Milano, Modena vince 3-0 con Ravenna, Castellana Grotte prende in casa con Padova, Monza e Sora recupereranno il 6 e l'8 di febbraio. Classifica di questa Superlega, siamo alla terza giornata di ritorno, Trento in testa con 41 punti, non cambiano sostanzialmente le prime quattro, Sir con 39, 38 per Civitanova, 37 per Modena, e vi ricordo che sabato prossimo ci sarà la super sfida tra Perugia e Civitanova, mentre Milano, che ha fatto già tutto esaurito, giocherà al Forum di Assago, perché è ancora in attesa del palazzetto ufficiale, giocherà al Forum di Assago contro Modena, insomma sarà una gara sold out. Sold out. Sì, sì, sold out di emozioni, cioè come quelle che abbiamo vissuto all'interno di questo weekend spettacolare di pallavolo, sì, Maurizio. Sì. Dagli muri dolomitici agli attacchi dolomitici siamo arrivati fino a Civitanova Marche. Ci spettacolo. Vediamo un po' di immagini adesso, proprio perché dietro di noi ci sono le immagini di Perugia, una Perugia che con il suo fondamentale principale, il servizio, è andata malissimo. Partiamo da questo. Ma più che altro è mancato Atanasievic. Atanasievic è un giocatore di riferimento, non solo perché è un opposto che è assatanato di palloni, ma perché dà quel sguardo proprio assatanato che deve essere punto di riferimento di una squadra che ha perso pian pianino consistenza. Invece il gioco di Trento, capolavoro, mentre la rimonta in entrambe di sette della squadra di Lorenzetti, piano piano ricostruito attraverso un Grebernico pazzesco, con delle percentuali mostruose sui servizi di Perugia, di positive, doppie positive, che ha dato lo possibile proprio a Giannelli di variare il gioco e di tenere una distribuzione molto equilibrata con un Roscovacevic molto attento, ma soprattutto con Vettori, è il giocatore che non ha preso il premio come miglior giocatore dato a Simone Giannelli, ma ha dato veramente consistenza ai suoi attacchi. Eccolo qua l'attacco di Roscovacevic che non passa in questa situazione. Andiamo a sentire proprio Luca Vettori dopo il match vinto contro Perugia, ascoltiamolo. Che bella cosa essere in testa alla classifica. No, è bellissimo dopo tutto questo periodo molto 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 intenso, e riuscire a aver agguantato oggi questo risultato contro Perugia in casa è sicuramente qualcosa di molto bello, entusiasmante, e secondo me un po' oggi ci ha visti premiati tutto l'entusiasmo che abbiamo trovato dall'inizio fino al mondiale, e poi ancora insomma tutto quello che siamo riusciti a raccogliere l'abbiamo portato in campo questa partita. Sarà la classifica campioni del mondo, una squadra che sta crescendo tantissimo, che ormai è allo stesso livello delle altre, delle quattro che si andranno a giocare tutto in questa stagione. Ma sì, forse appunto Civitanova e Perugia a dadi fermi era un pochino quelle avvantaggiate, e stando ai nomi, ma le partite sono tutte da giocare, quindi siamo squadre forti e dobbiamo giocarcele 7-7. Avere vicino un attaccante come Roscovacevic, avere Simone Giannelli in regia e soprattutto avere un fattore campo che è impressionante, qui non passa nessuno.
Ma adesso siamo riusciti a far sì che il Palatrento sia un po' come è stato in passato, negli anni di storia. Era difficile e abbiamo fatto tantissimi risultati, il pubblico sicuramente ci ha premiato tanto e no, davvero è stato un bel anno sportivo da questo punto di vista. Un grande Luca Vettori sta tornando dopo una stagione difficilissima lo scorso anno, ma c'è da dire che insomma a un allenatore come Angelo Lorenzetti, che è un vero maestro, questa è la domanda, la faccio subito ad Andrea Pissola. Lorenzetti, un allenatore molto molto forte. Tu nella tua vita hai preso da qualcuno, hai qualche allenatore di riferimento oppure no? Parliamo di maschile, però insomma tu stai guidando in un campionato, stai lavorando in un campionato femminile da un po'. Ma io ho cercato di apprendere il più possibile da tutti quelli che ho avuto il piacere di vedere e con cui mi sono confrontato. Quindi ho seguito tutti i vari allenatori che sono passati nella mia regione quando ero agli inizi, quindi da Evari Abbondanza, Zio Roberto, quelli che stavano a Pesaro, a Iesi, e poi sono molto contento per Lorenzetti, che comunque è il mio corregionale, stimo molto, e quindi sono molto contento che sta facendo un grande lavoro a Trento. Lo stiamo vedendo su queste immagini, Andrea Pissola. Auri, com'è Andrea Pissola? Se tu mi dovessi descrivere Andrea Pissola come allenatore, dovete aprire i vostri cuori in questa giornata, lo voglio sentire, dai. No, la prima impressione è stata quando sono arrivati emisori recettori che diciamo che lui ascolta le ragazze come noi, come giocatrice, che ha bisogno di lavorare, e questo per me mi ha aiutato molto per ritornare per giocare questo livello di Serie A. Andrea, importante, perché Harry Cruz è stata tanti anni in Italia, ricorda nel bene e nel male gli anni di Villa Cortese, le due Coppe Italia ma gli scudetti persi, però è stato in Turchia lo scorso anno e aveva voglia di tornare in Italia, no? Beh, direi proprio di sì, poi il campionato l'ha accolta a braccia aperte, ma soprattutto la società che sta ricostruendo un tessuto importante, no? Dal maschile, i Blue Brothers sono lì che più o meno sono stati estromessi dalla curva perché non hanno avuto modo di riconoscersi invece su questa nuova società che ha scelto, secondo me, un tecnico spettacolare che può dare in proiezione. Non è un caso che Auri abbia fatto questi complimenti. Ricordiamo Massimo Barbolini, che cosa ha portato in più? Quella capacità umana di ascoltare le atlete, di valorizzarle, di trattarle ovviamente come persone in primis e poi ovviamente seguendole con dei consigli tecnici che sono sempre precisi e puntuali. Quindi è un bel progetto, penso, per la Bosca San Bernardo Cuneo. Mi dispiace che San Bernardo non sia potuto essere qui in studio con noi, ma lo inviteremo però. Assolutamente, diciamo, sì, chiederemo a Barroero di portarci questo San Io Bernardo. Mi devo adeguare allo stile Lucchetta, perché sennò qui voglio il San Bernardo qui. Qui lo avremo con noi. Intanto Trento solo al comando, lo vedete dietro di me, insomma, erano 375 giorni che insomma non arrivavano certe notizie, soprattutto Perugia insomma guidava la classifica di Superlega in questi anni. Soprattutto c'è stato anche un messaggio sui social da parte di Lorenzo Bernardi nel spiegare, perché ci sono state diverse critiche su Perugia, su come sta affrontando in questo momento di stagione. Io credo in un campionato come questo, poi lo chiederò anche agli amici di Cuneo, è normale una stagione dove si gioca tantissimo, si gioca in nazionale, si gioca nelle coppe, si gioca in campionato, ci siano dei momenti di flessione. E poi Perugia è sempre lì. Capitano i momenti di flessione in una stagione? È normale mantenere sempre i livelli altissimi, Auri? Sì, è difficile. Quando sai che è un campionato lungo, anche quando tu gioca anche la Champions, stai giocando due gare alla settimana, e mantenere la testa alta per partita tra partita è un po' faticosa. Ah, certo, è importante non abbassare troppo il livello medio, questo è il problema. Facciamo il discorso di Atanasievic, non perché la Perugia abbia perso per Atanasievic, no, ma quando un opposto ti scende nei momenti importanti al di sotto del 22%, sappiamo quanto sia importante, è come se Gonu giocasse una partita che realmente è successo, poi entreremo, no, a Novara, invece di 30 punti inizia a fartene 12-14. Tutto il meccanismo, e Andrea inizia veramente a vacillare. È stata utilizzata però palleggiatore in primis, dove il palleggiatore perde le certezze, quindi se l'altra banda, Pippo Lanza, non dà ovviamente continuità, ecco che Perugia però inizia a vaccillare. Andrea, io penso che Perugia è in un momento difficile, come può capitare, ha iniziato malino, ha cominciato a giocare molto molto bene e poi ha avuto un calo, insomma tanti conti, come il vostro campionato, si fanno sempre dalla Coppa Italia alla fine della regular season e poi ai playoff, sono tutti piccoli campionati spezzettati. Però Maurizio, loro adesso avranno un derby importantissimo con Chieri, no? Cioè la Sir ha perso punti importantissimi con Padova,
mi ha lasciati, ovviamente con Ravenna, mi sembra, pure con Monza, non mi ricordo perché sono molto anziano. Quindi con quelle formazioni, se perdi dei punti, poi arrivi con il fiato corto quando devi giocarti quando partite importanti. Quando deve giocare? Valentina, ci sei? Ti voglio vedere dietro di me. Eccola. Allora, intanto perché ti sei tagliata questi capelli? Perché facciamo pure un po' di gossip qua. Perché come mai sto taglio? Vabbè, considerando che qua ci sono 700 gradi, esatto, sì. E gioco in un palazzetto che si chiama Panela Gipressao, cioè pentola a pressione, quindi immaginate. No, vabbè, sai che io cambio sempre, sì, ho fatti blu, li ho fatti verdi, li ho fatti di tutti i colori, adesso ho provato a tagliarli, poi tra un po' li farò lunghi. Vabbè, insomma, ci sarà tempo. Come sta andando la stagione? Mi sembra che sta andando molto bene, hai vinto il campionato paulista, e c'eravamo rivisti là 2 mesi fa. Adesso come sta andando la stagione? Che squadra è la vostra, del Sesi? Baurun, non so se lo pronuncio bene. Sì, Sesi Bauru, è una squadra competitiva sulla carta e non solo, stiamo dando filo da torcere a tutte le squadre che stanno lottando per il titolo, che qua in Brasile sono circa 8-9, quindi molto equilibrato come campionato. E siamo terze, stiamo andando alla grande, festeggerò il mio compleanno a Rio de Janeiro. Ah, che bello, pensa te, insomma, hai capito, molto bene. Senti, invece parlavamo di tecnici prima. Tu nella tua carriera, che hai avuto come tecnico di riferimento? Da chi hai trovato veramente un aiuto, un apporto importante nella tua crescita? Ma io l'ho avuto da tutti. Cioè ho cercato, tutti gli allenatori hanno qualcosa da insegnare, quindi io ho cercato di capire il più possibile da tutti quelli che io ho avuto. Senti, una cosa che ti chiedo, cos'è la cosa più importante secondo te che un allenatore deve dare anche nel linguaggio, nella comunicazione con un gruppo? Fiducia e equilibrio, perché adesso in Serie A comunque il livello tecnico è alto e quindi bisogna sicuramente mantenere la tecnica alta, il livello tecnico alto, però alla fine è l'equilibrio del gruppo e la fiducia che viene dall'allenatore che contano molto. Invece una giocatrice come deve essere predisposta verso un allenatore? Deve essere ben predisposta, perché fa parte della squadra l'allenatore e quindi bisogna avere un buon rapporto anche con quelli. Nei confronti degli allenatori che utilizzano troppo la tecnologia su WhatsApp e mandano non solo messaggi ma ovviamente video, statistiche, direzioni d'attacco e magari ovviamente anche dei mini filmati su cui poter migliorare. Cosa ne pensi? Ma sì, io allora qui non si usa molto, per esempio in Brasile, ma in Italia negli ultimi anni si fa molto affidamento sulla tecnologia. Penso che dia una grossa mano, perché velocizza molto le cose, perché quando ti vedi capisci meglio quello che stai facendo, quello che stai sbagliando. Davide Mazzanti ha usato proprio molto, no, questo tipo di supporto. Anche nei college stessi iniziano a prendere addirittura dei filmati, pezzi di allenamento, e vengono mandati con tutta una serie di indicazioni su cui poter ragionare, elaborare nella calma e la serenità della propria cameretta. Ci si prende ovviamente non solo un pezzo di video la social, cameretta, ma non so, 100 ma metri quadrati la cameretta, ma che ne so dove dire, vive, magari capisci, c'ha un attico con un giardino, vive sul mare, non lo so. No, voglio dire, io spero che sia... Ho capito, ma quando sei in ritiro collegiale, molto... sei nella tua camera, non posso dire che una giocatrice di pallavolo non sta bene, che si guardi e si porti al bagno lo smartphone. No, voglio dire... Nella cameretta, Maurizio. Quando stai con la squadra, a casa tua c'è una cameretta. Cucina mentre fai l'ansado, dai. Vabbè. Allora, adesso, torniamo seri, andiamo a sentire un vecchio saggio di Perugia, Dore della Lunga, l'abbiamo sentito dopo la partita. Sentiamo Dore. 100% in attacco. Bravo Dore. Cosa non è andato? Loro ragazzi hanno una grande squadra, in casa giocano benissimo, hanno un muro difesa che sapevamo che era di altissimo livello, ma oggi forse l'ha dimostrato ancora di più. E quindi chiaramente poi sembra che qualcosa non vada dalla parte nostra. Bisogna vedere un attimo a mente fredda quali sono i nostri demeriti e quali sono i meriti degli avversari. Le stagioni non sono mai uguali a quelle precedenti. Certo. Noi però purtroppo e per fortuna sono 2 anni che nei playoff facciamo valere sempre il fattore campo, sia in positivo che in negativo.
Non a caso l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto perché eravamo primi in regular season e abbiamo vinto tutte le belle in casa. Ripeto, non è detto che quest'anno sarà uguale, però potevamo, cioè, noi vogliamo provare ad arrivare primi, chiaramente, perché sappiamo che anche se dobbiamo vincere in trasferta, perché siamo una grande squadra, giocare a Perugia non è uguale che giocare una partita decisiva a Trento o a Civitanova. Eccolo qua, Dore della Lunga, e io entro subito nell'argomento perché sabato c'è una grande prova, Perugia che deve trovare il riscatto, e la Lube, sofferente, poi ne parleremo, è stata brava a reagire in quella maniera, andare a prendere due punti contro una, per me, una grandissima Verona che ha sbagliato le cose semplici. Assolutamente, ci sono tra le cose due situazioni interessanti. Se ti ricordi, Murata, un monster block sulla testa di De Cecco, che praticamente gli ha fatto già la testa. Spirito che ha chiappato un pallone che è finito su, che poveretto, veramente, ha avuto un piccolo schiacciamento. È stato preso perché gli ha tirato la testa. 10 minuti, un quarto d'ora fuori. Al di là di questo, l'importante è prendere a pallonate, ma soprattutto resistere a quella che sarà la carica da parte della squadra di Fede Giorgi, che dovrà andare a sfidare un fattore campo spettacolare, perché Sirmaniaci in campo con questa white sensation, veramente è un pubblico che si fa sentire, più o meno come il pubblico del Bosco San Bernardo, che partita dopo partita inizia ad implementarsi. Cosa fate? Cosa fate per far arrivare così tante persone? Perché poi loro hanno un palazzetto che è bellissimo. Fantastico. Io me lo ricordavo ai tempi di Cuneo Maschile, insomma, però bello, bello. Cosa bello. Fate? Cosa fate per fate promozione nelle scuole? Girate per la provincia grande. Tu Auri giri a fare propaganda per Cuneo? Io? Stiamo facendo, sì, abbiamo andato anche a ospedale, anche a scuola. Ah, bravi. E abbiamo anche portato le ragazzine del club de Cuneo a vedere partita piano. Bravo. Piano, e stiamo portando la gente a ricordare le tempo de quando si giocava alla maschile. Io voglio dire una cosa, lo dico ad Andrea, ma vale anche per te, insomma, complimenti perché siete entrati nelle otto di Coppa Italia, e mi sembra per voi matricola, cioè siete arrivati quest'anno, si parte con i progetti, ecco, bravi. Ma cosa significa, lo chiedo ad Andrea, partire con un progetto? Proprio perché io torno a parlare con te, perché proprio partendo dall'esperienza di Legnano, no? Si parla tanto, si fanno i progetti, ma poi i progetti devono essere reali, cioè ci vuole un tempo per i progetti. Cuneo ha questi tempi? Responsabilità adesso. Ti ammazzano. Bisogna chiederlo a Primasso oppure Bau. Adesso c'è Andrea che è ovviamente il portavoce della squadra, abbiamo società. Abbiamo la fortuna di avere una società che comunque è competente, perché comunque viene da un passato, certo, di pallavolo, anche se maschile, comunque, certo, un trascorso molto molto importante, quindi sono persone che sanno bene come funziona lo sport e come funziona la pallavolo. Quindi abbiamo iniziato questo progetto, eravamo consci tutti che avremmo avuto delle difficoltà iniziali, c'è stata la pazienza giusta per poter far crescere il gruppo, e sono stati interventi nel momento giusto quando c'era da farli. Quindi adesso stiamo attraversando un momento dove la squadra ha trovato un suo equilibrio sia tecnico che mentale, e speriamo di riuscire, insomma, a iniziare questo giorno di ritorno con lo stesso tipo di mentalità, con lo stesso tipo di approccio, che poi è quello che ha coinvolto il pubblico e ha fatto crescere anche le presenze al palazzetto, che era uno degli obiettivi iniziali. Io non voglio chiedere un attimo la nostra regia, perché siamo la scaletta ovviamente ormai non esiste più, nel senso che dobbiamo parlare femminile verso la fine, parliamo adesso. C'è per caso una vignetta di Daniele Lauro che per Auri Cruz? Forse c'era qualcosa, vediamo un po' se riusciamo a trovarla. Bisogna stare attenti, magari se ha sbagliato ha fatto la Salas, perché sai che lui prende sempre delle fotografie. Questa è Auri Cruz, vedete? Questo è lei, no, è Andrea Pizzola. No, ci sono per tutta questa, vedi la plomb, vedi che la vedi classe... che vuole la battuta corta in posto 2, ma a chi è che la chiede? Guarda, vedi che chi è che la chiede? Costa in posto 2. A Ming. Oppure chiedi 2, nel senso che devi. È il segno di vittoria contro Mara, no? Potrebbe essere quello, no? Anche. Potrebbe essere quello, vedi? Tenere la diagonale. Ti assomiglia tantissimo. La potremmo usare per il prossimo Natale, che in effetti c'è un po' da Babbo Natale. Potrebbe stare anche in discoteca. Poi con tutte queste luci. Un po'. Vediamo un po', questo è Andrea Pistola, dovremmo avere anche un piccolo pensiero per Auri. Beh, che bella pure questa. Bella. Ti ci rivedi? Sì. Vero, carina proprio. Queste poi ce le avrete, ovviamente. Come al solito, i nostri ospiti sono premiati. Insomma, bello l'hashtag di Daniele Lauro. We are family, eh? Cioè. Anche perché è la famiglia della pallavolo, e la pallavolo femminile proprio, no, appartiene a questo mondo, sì, familiare. Noto, in cui dentro il palazzetto le mamme con i bimbi, pezzo con le bimbe di, ci stanno. Sai di chi? Sister Sledge. Beh, insomma, ai tempi nostri, la musica nostra. Adesso me la canti.
We have... Ok, basta, passiamo ora. Un discorso così, facciamo una cosa. Andiamo a vedere invece clip su Civitanova, perché è stata una partita molto molto intensa, molto bella, senza fiato perché è durata più di 2 ore e mezza. E andiamo a vedere la clip. Gestione dei campioni, perché insomma Civitanova, se andiamo a guardare i campioni, è una delle squadre che ha, cioè, veramente tanti pezzi di nazionale, anche Trento, anche Modena, anche sicuramente Perugia, però certamente le scelte di Civitanova sono andate tanto su tanti senatori. Allora io ti chiedo, non è andata con chi è andato via? C'è Fefe De Giorgi, Leal, ieri io ho avuto una riprova, Leal è stato tolto dal campo. È meno male. No. È rientrato e ha cambiato la partita. E meno finale. Male quindi che l'hanno cosa tolto e rimesso. Significa che, insomma, certe vuol volte dire che ogni tanto un po' di olio famoso... di ricino. Te lo ricordi l'olio di ricino? No. Quando veniva dato l'olio di ricino? Non lo voglio sentire. Ti dico che a volte il famoso scudiscio fa bene, nel senso che... No, è un momento di riflessione. Sì, è un momento di riflessione. Anche perché ha subito tanto. Allora, nel primo set Verona è stata bravissima perché... Leal, ha scusate, non Leon, bene, mi scuso. Ha lavorato bene, stavo mascherato. Sì. Ha lavorato bene cercando di lavorare perfettamente muro difeso su Kaczynski, che mi ha dato un po' in difficoltà. Certo. Poi più piano le difficoltà sono state grazie alla capacità di variare il servizio proprio su Leon stesso, il quale come punto di riferimento ha un servizio fortissimo. Ma Leal, oltre a Leon... è un attaccante mamma diretto, mia. Quindi la palla rapida e veloce di Brunino è stata ritrovata proprio quando Leal è rientrato in campo. Quindi Leone e Leal hanno una costante su un servizio molto forte e dirompente. De Giorgi poi ha messo lo zampino cercando di fare in modo che Brunino iniziasse a valorizzare più i primi tempi al centro, attaccando bene ovviamente la parte centrale con Solé, che ha fatto molto bene fino al quarto set, poi si è perso, ma soprattutto poi rimettendo in gioco proprio Leal. Con un 100% in attacco nel quarto set si è riproposto in un tie break, trascinando Sokolov, trascinando ovviamente anche Valtorena. Sokolov MVP, insomma, dico che Fede De Giorgi avrà tanto da lavorare, perché è una squadra dal mio punto di vista fortissima, che la sì. Vedremo, la sarà sempre protagonista. Hanno un bel po' di lavoro da fare. Sì, sì, devono fare questo, Simone, voglio dire, devono lavorare tanto, però insomma, non è che sia intanto mi scuso molto, di nuovo con Leon, però Leal, grande giocatore, e quando carbura, come ma dire, perché hanno la battuta carbura in comune, ti ha fatto il gancio, non l'hai preso questo gancio. Dai, continua. Il gancio non l'ho preso, io però vorrei andare a sentire. Ieri, no, anzi, chiediamo subito alla regia, ci sono stati due episodi particolari. Se Fabio Chesafi ce li manda, c'è stata la cosa di Spirito che, insomma, si è preso una pizza con una pallonata impressionante. È dovuto rimanere, magari se lo vediamo, eccolo qua, allargato. Una pizza vuol dire un bello schiaffone. No, una palla in testa si è preso. Sì, testa veramente, veramente doloroso. Me lo stava dicendo a fine partita, è rimasto... A dire la verità, guarda, me ne sono accorto subito perché... Comunque è stato peggio dopo lo scambio successivo, infatti ho dovuto uscire fuori, insomma sì. Questa è una cosa particolare. Poi fortunatamente si è ripreso, ha fatto pure una buona partita, insomma è uno dei nostri giorni, dopo Simone Giannelli è uno dei giorni interessanti, ha partecipato agli europei, poi è arrivato Baranovic per il mondiale, però insomma un ragazzo ci sta puntando, Verona ormai da qualche anno. L'altro invece è stato il nostro operatore... che si è preso praticamente un intervento da cartellino rosso a gamba tesa proprio. Ovviamente Bruno non c'entra niente, perché Bruno guardava quel pallone per andarla a recuperare, gamba tesa sul petto, è partito con tutta la telecamera. Adesso andiamo a rivedere, veramente impressionante, perché ci siamo messi pure, non è la prima volta, perché il nostro operatore è lì sul campo. Questa e quando è la sei prima. Sul campo può essere sempre, cioè, questo, lo scambio è molto lungo, adesso vedrete questa situazione qua, eccolo qua, Bruno che arriva, P
piede diretto, pam, butta giù. Tutta... E lui, da grande uomo di telecamera, la telecamera mica la molla. Assolutamente no, anche perché è costosissima e quindi alla fine è un disastro. No, voglio dire, e questi sono... Sempre sul pezzo. Questi sono sicuramente i due, meno male, tutto a posto. Bruno, devi mettere a sincerarsi di questa... Della situazione, adesso andiamo a rivedere, insomma fa abbastanza impressione perché intanto si vede... Bruno guardava la palla e non... Intanto ti posso dire che vediamo anche un altro dato interessantissimo, la difesa di Giricovar, molto bravo, è rientrato dopo mesi di sofferenza, noi, eh? Difesa e attacco, cosa che poi pian pianino Giri si è spento durante il proseguo della partita. Giri però bravo. È stato fondamentale perché Giricovar è rientrato in campo, si è curato in questi mesi, è stato squalificato, c'era tutta la nota vicenda, è tornato in campo nel secondo set e da quel secondo set, un set che poteva essere vinto da Verona, ha rimesso in partita la Lube e lì poi insomma è stata una partita ben lottata. Andiamo a sentire Giricovar rientrato in Superlega con la Lube. È bello tornare a vivere le emozioni delle partite, mi mancava molto direi. Sì, un'esperienza negativa che però l'ho presa in modo più positivo possibile. Mi sono preso cura del mio corpo nel frattempo, sono stato in centro di riabilitazione per la mia schiena, per il ginocchio, quindi devo dire che ho iniziato a allenarmi 10 giorni fa, sono ancora molto indietro. Quando Fefe mi ha detto entra, ha detto sei impazzito. Però dai, arriverà, pian piano arriva, è importante che adesso mi sento abbastanza bene. Sei entrato in campo e il tuo ingresso ha cambiato la partita perché insomma hai vinto un set importantissimo. Sì, non ha cambiato la partita, nel senso ho fatto un muro, però era magari il secondo set, era un set da chiudere già molto prima, eravamo tanto avanti e quindi direi che... Abbiamo vinto, però secondo me ci si poteva fare un pochino meglio. Dal di fuori ed ora dal dentro, come ti sembra questa Lube quest'anno? C'è ancora da fare, c'è ancora da lavorare. Io sono arrivato praticamente insieme a Fefe. Credo che Fefe possa essere la persona adatta per un gruppo di questo calibro. Beh, insomma, penso che potrebbe diventare veramente un grande acquisto il Giricovar, Andrea, per la Lube. Ci piacerebbe pensare a un Giricovar che oltre ad essere diventato con la Lube potesse pensare anche alla Nazionale, perché il Kovar della Nazionale era un giocatore che faceva veramente l'equilibrio della Nazionale. Ma diciamo che giocatori alla Kubiak non li stanno cercando, perché Kubiak dà una quadratura puntando sulla tecnica e sulla capacità di mantenere il suo livello, e non è un caso che sia un capitano che dà sempre costanza alle sue attività in campo. Giricovar è importantissimo perché, l'abbiamo detto durante la telecronaca, è molto preciso nel posizionamento del muro, quindi agevola anche la fase di difesa e di contrattacco. Poi per quanto riguarda la Nazionale, già fatto una scelta, vuole preservare le sue ginocchia e la schiena, quindi sarà difficile rivederlo. Io mi auguro che ci ripensi. Allora, andiamo subito su Svetlana Sokolov, perché è stato l'MVP di questa sfida. Prima di passare al femminile, chiudiamo così la parentesi della maschile con un grande Svetlana Sokolov, Seso per gli amici. Seso. Veramente, veramente mi piace murare. Mi sono divertito quella partita, proprio ce l'ho 5 muri, però ho preso anche tanti mani fuori. Purtroppo il pallavolo è così, mi è passato tanto in mezzo le mani, però è bello, dai, è bello giocare contro Matei di nuovo. E anche che abbiamo vinto, abbiamo sofferto, però abbiamo vinto. È bello avere una squadra piena di campioni, perché tu puoi aspettare, tu puoi appoggiarti di tutti, tipo uno se non li va puoi appoggiarti dell'altro, non ci sbagli, ecco. Questo è bello, questo è una tranquillità, una sicurezza. Chi è Bruno? Bruno è una persona che lotta sempre, anche quando sei sotto con 10 punti lui è lì che lotta, che guarda sempre di alzare la squadra, di aiutare, quindi è bello di starle vicino, di stare tranquillo. E com'è lavorare con 3 cubani in squadra? Beh, Italo Cubano, Osmani Vantorena, però Simon e Leal, come sono? Rumorosi.
No, è veramente interessante, è divertente veramente, tante volte io mi faccio tante risate con loro, tantissime, anche magari se loro stanno litigando io rido e loro si incazzano, però cioè, io non riesco a capire niente, allora alla fine è bello, è bello. È una Lube che ha bisogno di vincere quest'anno? È una Lube che ha bisogno di giocare, di vincere si vede alla fine, perché una palla si gira, quindi è sempre un gioco e vince quello che gioca meglio. Cosa vuole Svetlan Sokolov per questo 2019? Che io e la mia famiglia sta bene, che stiamo tutti, proprio tutti bene, perché secondo me salute è la cosa più importante. Se ce l'hai salute, tutto altro secondo me lo puoi conquistare. È un grande Svetlan Sokolov, un gigante, gigante veramente buono. Clip femminile e poi chiudiamo perché abbiamo Valentina Diuffe che attende e Auri Cruz anche. Risultati e classifiche di questa giornata di... No, questa è la Superlega, dobbiamo avere la giornata del femminile. Eccolo qua, prontamente la regia ce la cambia. Questa è la sorpresa. Brescia batte Novara 3-2. La Pomì perde in casa 3-0 con Conegliano. Perde in casa il Club Italia con Monza. Chieri perde in casa con il Bisonte Firenze. Busto perde in casa con Zanetti Bergamo. E Scandicci vince in casa con Filottrano. L'abbiamo visto nelle immagini. Andiamo a vedere la classifica. Novara rimane comunque in testa, con Scandicci ad inseguire e Limoco volle Conegliano. Dietro la stagione a Monza che continua a fare una grandissima stagione, tra l'altro giovedì saremo proprio sul campo della Saugella, Busto a 24 e questa è la prima parte del tabellone, la Pomica Salmaggiore a 23. Io voglio cercare Cuneo perché ha 15 punti in classifica, ha riposato durante questa giornata. Ma ha fatto il trofeo Mimmo Fusco. Sì, ma quello ne parliamo alla fine, hai capito? Va bene? Mimmo Fusco, vabbè, insomma, Mimmo Fusco è stato bello, io lo chiedo velocemente a voi, è stato soprattutto bello, al di là delle sfide, quattro squadre di Serie A, onorare, perché insomma, per chi ha conosciuto Mimmo Fusco, è stato quello che ha lanciato la palla al volo femminile, quindi insomma è stato bello esserci. Auri, Andrea, se volete dire qualcosa. Andrea. Ah, no, sicuramente è stato un personaggio che ha dato molto alla pallavolo femminile, è stato probabilmente uno di quelli che è stato uno sponsor, una spinta in più per promuovere il nostro movimento, quindi è sempre un onore andare a giocare questo torneo. Allora facciamo una cosa, andiamo a sentire invece la Bosetti, perché insomma Marco Fantasia l'ha intervistata nel dopo gara di Scandicci Filottrano, sentiamo. Sì, noi diciamo lavoriamo per noi stesse, nel senso che in questo momento penso sia inutile guardare la classifica o perché siamo tutte le squadre vicine e diciamo cerchiamo solo di migliorare il nostro gioco. Poi dopo i risultati si vedranno alla fine del campionato. Diciamo stiamo migliorando e sappiamo che ci sono ancora tante cose che possiamo fare meglio, quindi lavoriamo per quello. Voi state per attraversare un periodo molto importante che potrebbe portare via energie da tutti e tre gli obiettivi nei quali siete in corsa. Sì, noi come tante altre squadre abbiamo sia il turno di Coppa Italia ma soprattutto la Champions League. Sicuramente non sarà facile perché giocare ogni tre giorni per due mesi di fila sarà abbastanza impegnativo fisicamente ma soprattutto mentalmente. Quindi cerchiamo di dosare bene le forze e niente, è un problema che c'è per tutti. Se dovessi scegliere tra questi obiettivi in che ordine li metteresti? Sicuramente mi piacerebbe Champions League, Scudetto e Coppa Italia. Quindi questa è la mia classifica, però... Vediamo cosa arriva. Esatto, sono scaramantica, non mi piace parlare così. E questa, cioè, Lucia Bosetti. Sentiamo invece Ilaria Garzaro, altra protagonista, sempre Marco Fantasia, l'ha ascoltata. Nel girone d'andata vi è mancato qualche cosa secondo voi o alla fine avete raccolto quello che vi aspettavate? Secondo me non fino in fondo, qualche partita, un po' di cinismo, un po' di cattiveria alla fine perché ci sono state tante partite in cui siamo rimaste lì e poi al quarto set abbiamo perso ed è un peccato perché
con il second in mano naturalmente non si fa la storia, però secondo me qualche punticino potevamo portarlo a casa. Al di là degli scontri diretti con Chieri, che appunto saranno determinanti, è importante anche riuscire a rosicchiare qualche punticino in campi dove magari non te l'aspetti. Sì, quello sarà fondamentale, lavorare bene sempre e con costanza ed essere cattive nei momenti giusti dove gli avversari mollano un attimo per portare a casa punti fondamentali per la nostra salvezza. Non è stato il caso del match di Scandicci dove non vi siete espressi al meglio? Sì, abbiamo un po' mollato, specialmente il secondo e il terzo set a tratti non abbiamo giocato e quindi dobbiamo imparare da questi errori per essere più cattive, se vogliamo, tra virgolette, nelle prossime partite. Sicuramente una Scandicci che sta lì pronta ad acciuffare tutto il possibile, perché è un'altra delle grandi squadre tra le migliori, cioè c'è Novara, insomma c'è Conegliano, ma c'è anche Scandicci. Sì, deve migliorare un po' l'intesa con le centrali, ancora Ofelia, Malinov, mentre Chiara Di Giulio ha fatto una grandissima partita. Insomma è una giocatrice anche molto molto importante. Assolutamente, dal punto di vista proprio della grinta e della presenza in campo. Io voglio chiedere a Valentina, allora intanto se riesci a seguire un po' il nostro campionato, che idea ti sei fatta di questa stagione, se sono sempre le stesse. Cardullo. E poi ti chiedo, Busto, ieri c'erano un po' di problemi legati anche alle presenze nelle qualificazioni europee, quindi Busto, come altre squadre, non ha avuto alcune giocatrici, ha perso a Bergamo, insomma, un po' il tuo passato, da Bergamo, Busto, insomma, se hai seguito, se hai visto qualcosa, che ne pensi di questa Busto di quest'anno? Allora, seguo un po' più i risultati che le partite, perché qua è difficile vedere le partite perché non si vedono qua. Fantastico. Sì. Comunque sì, un po' sto seguendo, ho visto che a Busto mancano le belghe che sono a fare le qualificazioni, ho visto che stanno perdendo e così, ma comunque il campionato è ancora lungo, mancano 4 mesi, è tutto da vedere ancora. Per quanto riguarda pronostici, si sta avvicinando la Coppa Italia, come sempre la Coppa Italia riserva un passo di sorpresa, non può mai tanto scommettere su squadra. Tante volte è successo che vincevano squadre totalmente inaspettate. Vabbè, insomma, adesso noi torneremo a parlare di questo campionato. Io invece voglio chiedere ad Andrea. Il vostro presidente Diego Borgna, insomma, sta facendo tante cose. Che vi dice? Che vi racconta? Cioè, intanto immagino che lascia assolutamente pieno spazio a te di gestione, come dovrebbe sempre essere. Però ecco, cosa vi chiede il vostro presidente? Perché è un progetto importante, cioè lo ribadiamo, e noi siamo contenti quando ci sono i progetti e la voglia, insomma, di costruire, no? Certo. No, lui, Diego, è il nostro primo tifoso, il nostro primo estimatore, quindi vive con molta passione tutto quello che facciamo, compresi gli allenamenti, perché molto spesso è presente, e quindi diciamo che è il prototipo del presidente che vive la realtà ogni giorno col polso giusto e ci dà continui stimoli per fare meglio, quindi siamo contenti che lui sia così vicino alla nostra squadra e ci dia una mano sicuramente in tutti i sensi. Beh, tieni presente che viene dalla Crippancus Torino, quindi dalla grandissima squadra che pian pianino ha dato un modello a Silvano Prandi, su cui poterà anche festeggiare la neoacquisizione della Bulgaria, quindi tanta aspettativa, ma soprattutto vorrei sapere come si fa a fermare una giocatrice che spara 30-32 punti nell'ultima partita, l'opposta di Chieri. Hai già fatto strategia? È una giocatrice che si è ingiornata, come l'ultima partita ha fatto un bottino molto molto importante. Sappiamo che Chieri basa molto del suo gioco su di lei, all'andata ci ha messo molto in difficoltà, è proprio nel momento in cui siamo riusciti un po' a arginarla che siamo riusciti a portare a casa la partita. E mercoledì sono convinto che ci darà filo da torcere. Mm. E bravo, io volevo tornare invece al discorso di Novara che ha perso con Brescia, brava Nicoletti che ha fatto una partita spettacolare. Cioè, voglio dire, si parla sempre delle piccole, questo però lo chiedo anche a Valentina, alla fine il campionato italiano non si può mai fare scommesse su niente, nel senso che poi è talmente così tutto possibile che anche chi magari sta un pochino dietro riesce a fare, può fare risultati importanti, vuol sentire Valentina Diouf, ma è stato sempre un po' così nei campionati femminili, no? Ma sicuramente è vero che nel campionato italiano ci sono quelle tre squadre che hanno un divario maggiore sulla carta, però la pallavolo comunque resta relativa, quindi
devi sempre dare il massimo, non puoi mai sottovalutare o dare per scontato il risultato, perché è lì che poi la pallavolo ti frega. Allora, io la cosa che voglio dire a Valentina prima di salutarla, allora tu sarai, ci dovrai fare tipo un reportage di questo campionato femminile in Brasile, ogni mese, una volta al mese ci sentiremo e ci racconterai anche con qualche immagine. Così. Vale, ma scusa, fate dei piccoli video dopo ogni partita, così me ne ci dai. Ecco, anche questa potrebbe essere un'idea. Così almeno raccontiamo, perché è bello raccontare Valentina, però nella sua storia. Nella pentola a pressione, quali sono gli ingredienti? Noi lo ricordiamo, in Brasile non è che ce ne sono state tante le nostre giocatrici, c'è stata Francesca Piccinini e c'è stata Caterina Bosetti, e adesso c'è braccio violento della pallavolo italiana, io la chiamo così. È tornata una giocatrice che ha cambiato sesso, è venuta in Italia e è ritornata in Brasile. C'è Tiffany. Gioca con me. Ma te giochi con te? Come sta giocando Tiffany? Sta giocando abbastanza bene. Oh. Hanno cambiato ruolo, l'hanno messa in posto 4, così giochiamo tutte e due. E quando trova la continuità, sposta gli equilibri. Grazie Vale, rimani lì perché siamo in chiusura, io saluto gli amici di Cuneo. Allora, la cosa, Auri, tu torni in campionato italiano, sei a Cuneo, come si vive a Cuneo, sei tranquilla, sei felice, cosa vuoi da questa tua carriera? Tra poco farai gli anni, non diciamo quanti, ma sei sempre una ragazzina, cosa vuoi da questa esperienza? Tornare... In nazionale? No. No, voglio dire, magari no, perché guarda no? Guarda che ancora mi hanno chiesto, certo, anche per... però... De che ho messo a giocare la nazionale dopo le Olimpiadi, io mi sono sentito più rilassata, mi corpo più rilassata per giocare. Ho pensato che dopo aver finito di giocare a Scandicci, io volevo rimanere a Puerto Rico, che c'è la Lega, giocare un po' tranquillo, certo, e iniziare. Che voglio fare dopo la pallavolo? Se noi abbiamo preso un uragano che tutto il paese era senza elettricità, non aveva niente, non aveva lega, il mio procuratore mi ha chiamato subito, c'è un spazio in Turchia per andare a giocare. E sono andata di là e alla fine ho chiamato il mio procuratore, ancora voglio giocare, voglio andare a giocare Serie A, perché penso che ancora posso giocare a questo livello. Diciamo noi che è proprio vero, perché insomma è sempre bene avere Auri Cruz nel nostro campionato. Andrea, l'augurio del 2019 e vale anche per ovviamente la Bosca San Bernardo Cuneo? Per noi è quello di continuare questa striscia positiva e continuare a far crescere l'entusiasmo intorno a noi. Per la pallavolo femminile la speranza è che il mondiale, che ha dato questo così input importante, abbia un seguito e non sia un episodio così a sé stante. Noi vi lasciamo proprio su queste parole, vi lasciamo, è importantissimo perché insomma ancora per la 26ª edizione c'è stato il trofeo Mimmo Fusco, all'interno di questa manifestazione ha vinto la Sogella, ha vinto Busto Arsizio, ma c'erano anche Cuneo e Chieri. Vi lasciamo con questa super clippona sul Memorial Mimmo Fusco, un bacio sempre a Mimmo che è stato colui che ha lanciato la pallavolo femminile. Io ringrazio Auri Cruz, Andrea Pistola, Bosca San Bernardo Cuneo, ringrazio ovviamente Valentina Diuff, e la risentiremo tra un mese. Noi vi ringraziamo, saluto Maurizio Colantoni, grazie Andrea Lucchetta, grazie a voi, ciao Vale. Ci sentiamo presto, sempre oltre la rete, ma soprattutto sui campi, rimanete con noi, ciao ciao. Per il terzo anno consecutivo la Saugella Monza alza la coppa, il trofeo Mimmo Fusco. Serena Ortolani tra le protagoniste di questa sfida, trova ancora una vittoria con una squadra che è in crescendo in modo mostruoso. Sì, diciamo che sono contenta, anche perché con queste partite dove magari c'è un po' più... Bisogna stare attenti con essere concentrate, invece oggi abbiamo giocato molto bene, sono contenta, stiamo crescendo di partita in partita e dobbiamo continuare così assolutamente. Ovviamente non siamo arrivate da nessuna parte, quindi dobbiamo lavorare ancora sodo e niente, sono molto contenta della mia squadra. Coppa, Regione, Lombardia, all'interno del Mimmo Fusco la vince l'Unet Work Busto Arsizio al quinto set dopo aver vinto 2-7, il recupero di Cuneo, ma poi la squadra di Marco Mercarelli riesce a vincere il trofeo. Nel giorno più importante, nel ricordo di Mimmo Fusco,
la migliore in campo è Vittoria Piani. Beh, insomma, una bella soddisfazione. Sì, sì, siamo molto fieri di questa vittoria e soprattutto anche per il torneo che è molto importante. E è stata una grande prova, nonostante non ci siano le due titolari, siamo riusciti a dimostrare quello che vogliamo.